Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui su Emergency Hamburg perché, come potete vedere, è cambiato un bel po' di robe. Intanto sulla destra abbiamo la nuova mappa, potete vedere qua è cambiato un po' di roba. Abbiamo questa nuova, come possiamo dire, questa è la superstrada che adesso ha delle parti in più. Qua ha una parte in più perché vedete che passa sotto la train station. Questo è tutto il percorso del treno, perché adesso hanno aggiunto un treno che va in giro per la mappa. Hanno aggiunto anche i passeggeri. Eccoli, la che arriva. Eccolo qua. Hanno aggiunto questo treno merci che passa. Ecco, il treno su Erlach non c'è, e sarebbe un bel aggiornamento. E l'inventario, infatti, sotto vedete che non ho più l'inventario. Si usa tab per usare l'inventario. Abbiamo praticamente come il ruottino delle armi su GTA 5, però con tutto l'inventario. Quindi abbiamo il telefono, le mani, e io ho comprato una torcia perché può sempre servire. Non serve che clicchiamo, basta che spostiamo il mouse. Io per esempio faccio così, anche per farlo più veloce. E hanno aggiunto una nuova Ferrari tra le macchine, e hanno aggiunto una nuova macchina per la polizia, mi sembra una Volkswagen Touran. Se noi andiamo l'autovelox, cacchio, vabbè dai, 27. Hanno cambiato qua un po' il quartiere. E la superstrada adesso ha questo bel passaggio a livello. Intanto qua a destra possiamo vedere i limiti, dove potete scannare la vostra macchina. Potete tirare di quei pistoni alla macchina. E in più qui hanno aggiunto... aspetta che la taglio. Cavolo, non funziona più il bug. Hanno aggiunto al lavoro di Bus Company, che andiamo subito a vedere. È praticamente come la Truck Company. Vabbè. No! Sto rompendo male la macchina. Perché è difficile guidare in sto gioco? E qua è. Lavoro di Bus Company. Basta che vai qua dentro, fai start shift. Non ti danno uniformi né niente. Base abbiamo l'Isuzu City Bus, il Volvo più grande, il Mercedes Sprinter Taxi. Io ho solo questo perché l'ho appena aggiunto. È enorme, ha tutti i posti a sedere. Tanti posti a sedere. E anche di qua ovviamente. E saliamo. Vabbè, funziona come una macchina normale. L'accendiamo. Abbiamo i fari. Quando vai indietro, cioè, ci sono i sensori. E praticamente sulla mappa adesso abbiamo tutto il percorso segnato delle fermate. Sì, questo non va velocissimo però. E abbiamo tutto il percorso delle fermate. Quindi andiamo alla fermata qua a destra. Basta, è segnato che c'è la fermata. Noi ci mettiamo qua. Vabbè, magari un po' meglio. E ci prende la fermata. È praticamente 5 expo per ogni fermata. E basta, aggiornamenti grossi in realtà non ne hanno fatti tantissimi. Cioè, hanno aggiunto la mappa e la nuova macchina e qualche meccanica in più dell'inventario. E questo lavoro però non è che mi piaccia tantissimo, anche perché sono tutte uguali le cose.
Finiamo Svizzera. Polizia? Mi sembrava che avessero aggiunto qualcos'altro. Sì, vabbè. Quanto? 58.000. Ecco qua il passaggio a livello. Ah, e hanno cambiato la stazione della polizia, ecco. Adesso è un pochino più grande. E più bella. Ah, solite robe qua. No, traffic police. Vabbè, hanno aggiunto. Qua non hanno aggiunto niente. Vabbè, meeting. E veicoli hanno aggiunto questa, che è dopo la Passat. Mercedes Fito, questo. Dopo basta. Vabbè, questo c'era da un po' di tempo. Un bel po' che l'hanno aggiunto. E l'inventario adesso ce l'abbiamo qua. Che forse è un pochino più scomodo, però. Cos'è questo? Ha la paletta. Però è anche più carino così. Più ordinato, secondo me. Anche perché non serve che clicchi, quindi puoi fare anche così. Puoi anche fare a caso. Ma vabbè, e non c'è un MDT. Ah no, vero, c'è il telefono. Abbiamo security cameras. Ecco, se vedete qua c'è la nuova Ferrari qua a destra. Minchia, il nuovo bus è enorme. Madonna. Quello correva un po' troppo. Il treno, un altro passaggio a livello. Basta. Direi di andare alla Ares Fival. Anche se dalle telecamere mi sembrava non ci fosse nessuno. Andiamo a vedere. Ma questo a piedi. Hanno aggiunto i prezzi. L'interfaccia del rifornimento è cambiata. No. No, qua non c'è più nessuno. Più il punto. E basta, i giri del fuoco mi sembra che non abbiano aggiunto niente. Questo è l'aggiornamento di Emergency Hamburg e vediamo cosa succede. Sto server non succede niente. Un po' noioso. Si scherza. Se vabbè ci arriverò dopo 59 anni. Pistiamo sulla l'ospedale hanno cambiato, ecco. Qui va ancora a fuoco.
cavolo. L'eco, però sta roba è un po' troppo in salita. E dove era la gioielleria? Dove l'hanno messa? Di qua. No, sto facendo un giro del mondo. E mi sa che ormai la gioielleria l'abbiamo persa. Sbaglio è sempre lo stesso qui la manovra pit non funziona, se mi vado solo io a stand-by. Perché non hanno fatto anche qua la manovra pit, cavolo. Ho tamponato e mi sono rotto io. Ma vabbè, dimmi te, è impossibile fare gli inserimenti in questo gioco. Ancora là sono. Normale. Io voglio fermare questo qua. C'è il buco. Mannaggia. Dai, odio gli inserimenti su sto gioco.
Sì, vabbè, ma sta roba doveva sparare a raffica, non spara più a raffica. Come sono morto. Sta roba doveva sparare a raffica, non spara un cavolo a raffica. Perché le bende? Ah, ok. Non mi fa più girare. Faccio in tempo a ripararlo. Questo è completamente scemo. Ma c'era anche l'altro. Da me, da questo gioco che sinceramente a me non piace tantissimo. È tutto. E vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare like se questo video vi è piaciuto. E grazie a tutti per la visione. Ciao ragazzi.